Nicola, ma quanto mi deve spaventare questo 14 e mezzo che vedo segnato in bottiglia? Poco, Cristian, non ti devi spaventare. Con me a fianco non devi mai aver paura. Proviamo a capire nel dettaglio che cosa significhi esattamente questo 14 vol, la percentuale. Aiutaci, Nicola. Allora, è facile, nel senso che quella percentuale indica la quantità di alcol svolto che c'è all'interno della nostra bottiglia di vino. Ma cosa intendi per svolto? Svolto vuol dire che è l'alcol che effettivamente c'è dentro la bottiglia, cioè l'alcol che abbiamo ottenuto durante la fermentazione alcolica, quindi nella trasformazione degli zuccheri in alcol. E per farti un esempio numerico, un vino che indica in etichetta 10 percentuale vol significa che all'interno della bottiglia ci sono 100 millilitri di alcol per ogni litro di prodotto. Facile. Se fossero 11 sarebbero 110 Ok. millilitri, se fossero 12 120 millilitri, sempre su litro di prodotto. Quindi non è per forza vero che tu non sei bravo in matematica. Me la cavo, dai, uno più uno sono capace a farlo. Non parliamo di equazioni. Ok, ma perché hai specificato svolto? Allora, svolto, come ti ho detto, perché è l'alcol che effettivamente c'è dentro la bottiglia. Perché noi potremmo trovare in commercio bottiglie che indicano 6 più 5. Cosa vuol dire? Vuol dire che 6 è l'alcol svolto e 5 sarà l'alcol potenziale. Sono numeri che troviamo nelle etichette di vino dolce, ok? Perché? Perché c'è lo zucchero all'interno dei vini dolci, quindi significa che la fermentazione è stata interrotta. Quindi abbiamo una quantità di alcol e una quantità di zucchero. Quindi il primo è alcol svolto, il secondo è alcol potenziale, quindi quello che potenzialmente avremmo se la fermentazione fosse finita. Io comunque, Nicola, durante la mia vita qualche vino l'ho bevuto, non ho mai visto in etichetta 6 più 5 Esiste, vol. esistono, esistono. Mai. Era anche per farti capire comunque l'alcol potenziale, l'alcol svolto, che danno l'alcol totale, ok? E proprio su questo mi piacerebbe spendere una parolina. Ovviamente bere sempre con moderazione e bere responsabilmente. Infatti oggi non Noi abbiamo i bicchieri al tavolo. siamo dei paladini del bere responsabilmente, nel senso che beviamo sempre molto bene. Siamo responsabili di ciò che beviamo. Allora, quindi quello che volevo dire, a parte gli scherzi, è che se vogliamo fare un paragone tra una bottiglia da 13 gradi, 13 percentuale volume a 14 e mezzo, ovviamente c'è differenza, ma non è così tanta. Quindi non spaventiamoci davanti a etichette, di vini che indicano 14, 14 e mezzo, talune volte 15. Io ammetto che il 15 mi, Scalda. sì, diciamo che mi lascia sempre un po'. Allora rimaniamo al 14 e mezzo, che è una soglia Sì, psicologica. Ecco, decisamente. non spaventiamoci troppo, nel senso che la differenza c'è, ma è minima, come già detto. Però sarà l'esame olfattivo e l'esame gustativo che alla fine decreteranno quel vino. Se l'alcol è equilibrato con le altre sostanze, che ne so, l'acido, il tannino, il glicerolo e gli zuccheri e via discorrendo, alla fine noi berremo un vino che non avrà una sensazione pseudocalorica. Mentre invece potremmo magari incontrare dei vini da 13 e mezzo che alla beva ti risultano molto pesanti e caldi. Quindi ecco, l'invito è non fermiamoci alla gradazione alcolica. Andiamo oltre, nel senso assaggiamo il vino e poi lo giudichiamo, perché spesso e volentieri vini alcolici sui 14 e mezzo, anche 15 che a Cristian non piacciono, possono essere facilmente bevibili. Ti ho soddisfatto? Sì, mi hai soddisfatto. Proverò a non farmi spaventare dai 15 in su, anche se dico la Poi verità. teniamo presente che il vino come Amarone deve essere un vino alcolico, perché comunque prima della pigiatura le uve sono leggermente appassite, quindi per forza un Amarone sotto i 15 e mezzo 16 sarà difficile da trovare, quindi alla base ci sarà anche una conoscenza del vino.
Mi fai paura. No, però io so di leggende di amaroni da 17, 17 e mezzo. Ma raccontamene anche a me queste leggende. No, non lo so, sento... No, ma è vero. 17 e mezzo. Ma certo, ma è normale. Ti sto dicendo, sotto i 15 e mezzo un amarone mi farebbe riflettere, ecco. Capisci? Capisco. Ecco. Quindi niente, speriamo di avervi soddisfatto con questa... Con questa breve ma simpatica spiega. Potete anche scrivere nei commenti qual è la gradazione alcolica più alta che avete bevuto, ovviamente parlando di vini, quindi non parliamo di distillati. Nicola, la tua gradazione più alta te la ricordi? No, sai che io ho poca memoria. Anche perché... Mi ricordo tutti i vini che ho bevuto, ma anche perché, devo essere molto sincero con voi, è una cosa che io non guardo mai nel vino. Cioè, spesso e volentieri mi domandate, quando propongo i vini, quanto alcol ha? Sapete che io spesso, e i miei clienti lo sanno, non so rispondere, perché comunque vado oltre, nel senso che io il vino lo voglio assaggiare. Se sento un caldo poco piacevole, poco equilibrato in bocca, allora a quel punto magari l'etichetta mi viene da leggerla. Ma spesso sono tratto in inganno, spesso magari sono vini da 13, 13 e mezzo, 14. Difficilmente il 15 lo percepisco in bocca proprio per la fattura, per l'ottima fattura del vino. E... Grazie Nicola. Comunque grazie Cri, mi fa sempre davvero piacere parlare con te, sei stimolante. Ho anche ricominciato a studiare, tipo questa qui dell'alcol non l'ho dovuta ripassare. Sì, perché non l'hai detta bene. Davvero? Pensate che non l'ho detta bene? Scrivetelo nei commenti. Nel dubbio mettetecelo un like. Però scrivetelo nei commenti se non vi è piaciuto. Grazie. Salute.